Ben ritrovati, in questo video faremo un'altra classifica di fine anno, in questo caso la classifica dei 10 giochi più giocati da me e Marianna nel 2023. Iniziamo a dire che quest'anno abbiamo giocato un po' di meno rispetto agli anni passati, questo perché è stato un anno pieno di impegni, di cose da organizzare, anche di viaggi e insomma abbiamo avuto molteplici vie per occupare il nostro tempo libero e i giochi in scatola, pur rimanendo protagonisti, hanno lasciato un po' di spazio. Difatti abbiamo fatto 178 partite a 90 titoli diversi. Ma vediamo subito quali sono i 10 titoli più giocati. Partiamo con una menzione d'onore, nel senso, come l'anno scorso, 21 giochi minuti rientrerebbe in questa top 10 se prendiamo in considerazione le partite fatte ai suoi svariati giochi minuti, ma staremo a vedere se anche un gioco in particolare dei suoi è riuscito a entrare nella top 10. Al decimo posto troviamo Codex Naturalis, un gioco molto pratico se portato in viaggio, nel quale dovremmo cercare di comporre uno schema di carte dinanzi a noi che cercherà di soddisfare gli obiettivi comuni e gli obiettivi personali che abbiamo a disposizione. A tema naturalistico dovremmo cercare quindi di compilare le pagine del nostro codice della natura. Al nono posto abbiamo invece un party game basato sul disegno. Si tratta di Doodle, un gioco tutti contro tutti, suddiviso in 9 round, nel quale per ogni round ci saranno a disposizione solamente 30 secondi di tempo per realizzare uno schizzo tra tre possibili parole che ci vengono indicate. La particolarità del gioco è che queste parole sono molto simili tra di loro. Ad esempio, bisognerà disegnare una cosa tra spaghetti, linguine e tagliatelle. Quindi capite, il gioco non è così semplice, soprattutto se siamo dotati di un'elevata capacità artistica. All'ottavo posto troviamo un gioco perenne all'interno della nostra classifica, un gioco per gattari, ossia Cat Lady. Nel gioco dovremo prelevare da una griglia centrale una riga o una colonna di carte nel tentativo di raccogliere gatti, dar loro da mangiare, cercare di non avanzare cibo, ma al tempo stesso anche creare collezioni di giocattoli, collezioni di costumi e quant'altro. Un gioco molto divertente che noi abbiamo nella sua edizione tedesca, una cosa che tendo a sottolineare perché l'edizione tedesca è costata molto meno di quella inglese. Non ha a disposizione i cubetti di legno che rappresentano le risorse guadagnate prendendo le carte dal centro del tavolo, ma si possono benissimo utilizzare le carte delle risorse sotto le carte gatto senza che il gioco ne venga inficiato in alcun modo, e il testo su alcune delle carte gatto è veramente minimale e quindi l'edizione che abbiamo noi è comunque straconsigliata. Saliamo velocemente la classifica, al settimo posto troviamo un gioco per due giocatori, una sfida uno contro uno alla ricerca dei tesori nei templi perduti delle foreste, un po' alla Indiana Jones. Insomma, parliamo di Nagaraja, un gioco molto caratteristico per le sue componenti. Di fatto è un gioco nel quale tireremo dei dadi, che però dadi non sono, ma sono delle stick, un po' che rifanno come idea i bastoncini rituali, tribali, e tramite il lancio di questi bastoncini avremo la possibilità di aggiudicarci delle tessere oppure giocare delle carte abilità per poter comporre poi il percorso all'interno del nostro tempio. Chi riuscirà a guadagnare più punti possibili dalle ricchezze che scoverà sarà il vincitore, ma dovrà stare attento a non rivelare i tre oggetti maledetti, in quel caso la partita si concluderebbe immediatamente con la sua sconfitta. E al sesto posto troviamo delle api. Parliamo di Biz, un gioco nel quale con simpatiche api dovremo muoverci di fiore in fiore cercando di recuperare il nettare di cui abbiamo bisogno. I nettari sono di colore diverso in base al fiore del quale fanno parte, dovremo collezionarli nel nostro alveare
per risolvere degli obiettivi comuni e degli obiettivi privati. La cosa particolare e difficile di questo gioco è che l'ape non sarà libera di muoversi in ogni direzione di un qualsiasi numero di tessere, ma ogni direzione avrà associato uno specifico numero di tessere del quale l'ape dovrà muoversi, e in base al numero di passi fatti sulla plancia, poi il nettare raccolto dovrà andare in uno specifico slot del nostro alveare. Quindi il tutto si traduce in un puzzle game molto interessante, nel quale potrebbe esserci anche parecchia competizione sul tavolo da gioco, perché una volta che un giocatore prende il nettare di un determinato fiore, può davvero scombinare tutti i piani di volo di un altro giocatore. Entriamo nella top 5 con un altro gioco avventuroso, un gioco che può essere giocato in solitario, in due o in più giocatori, ed è un collaborativo. Parliamo della Spedizione Perduta, una sorta di battle gioco nel quale dovremo cercare di attraversare la foresta dell'Amazzonia, raggiungere la città di Eldorado, giocando le carte che abbiamo nella nostra mano. Le carte andranno giocate in un ordine ben preciso e tendenzialmente saranno tutte delle carte negative. Feriranno i nostri avventurieri, li cacceranno in guai pericolosi se non mortali, e insomma cadranno come mosche. L'obiettivo è quello di arrivare più in là possibile, possibilmente raggiungere anche il Dorado, ma non è una cosa per nulla facile. Un gradino sotto il podio poi troviamo un gioco che ormai è un classico. Parliamo di Sagrada, che può essere definito un puzzle game nel quale tireremo di volta in volta dei dadi colorati che faranno parte del mercato comune, dal quale ogni giocatore prenderà un dado che dovrà piazzare sulla propria vetrata. Le regole di piazzamento però prevedono che due dadi con lo stesso valore o due dadi dello stesso colore non potranno essere messi vicini, se non che la stessa tessera finestra che abbiamo scelto a inizio partita avrà dei vincoli di piazzamento. Su alcune caselle potranno essere piazzati solo determinati numeri, su altri solo determinati colori. Chi riuscirà a soddisfare maggiormente gli obiettivi comuni rivelati a inizio partita e che sono pari di partita in partita, vincerà avendo fatto il lavoro migliore. Siamo quindi sul podio e sveliamo subito chi si è aggiudicato la medaglia di bronzo in questo 2023. Parliamo di un altro gioco per due giocatori, dal tema un po' futuristico, un po' naturalista, molto strano, e parliamo di Botanic, un gioco nel quale i contendenti dovranno creare un percorso di tubi di un determinato colore per cercare poi di associare ad essa le piante o i frutti che ci daranno punti vittoria. La particolarità di questo gioco sta nel modo in cui vengono prelevate, o meglio vengono inserite, le tessere nel nostro schema. Questo perché la tessera scelta non sarà subito disponibile, ma dovrà essere preparata al centro del tavolo del gioco, rispettando uno schema di uguaglianza con delle altre tessere già predisposte. Solo quando in un secondo momento questa uguaglianza viene meno, potrà essere prelevata la tessera e inserita nel nostro schema. E qui nasce l'interazione tra i giocatori, che non solo si ostacoleranno rubandosi di volta in volta le tessere a disposizione, ma potranno anche scegliere di rompere le uguaglianze di un altro giocatore per fargli prendere in mano una tessera che non ha bisogno di piazzare in quell'esatto momento, creandogli magari parecchie difficoltà. Siamo alla medaglia d'argento, nel quale troviamo un altro gioco di Bruno Catala, e parliamo di King Domino. Un gioco che io ho preso per la sua ridotta dimensione, quindi per la sua portabilità in viaggio o nelle varie gite, nel quale dovremmo comporre, seguendo l'idea del domino, un reame attorno al castello di partenza. Creando gruppi più vasti possibili di tessere dello stesso tipo e assegnando a questi gruppi anche un maggior numero di corone, ci sarà una fase di moltiplicazione di punteggio che cercherà di portarci alla vittoria. Il gioco è molto semplice, può essere presentato a chiunque, anche ai neofiti, e devo dire che ha anche una componentistica molto migliore di quello che pensavo prima di acquistare il gioco stesso. L'avevo già visto, conoscevo benissimo il gioco, non l'avevo mai toccato con mano e devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso e convinto. Siamo dunque in cima alla classifica, siamo pronti per sapere qual è il gioco che abbiamo giocato maggiormente, perlomeno io e Marianna, in questo 2023, ed è un party game. Un party game a tema cinematografico, e parliamo di Not That Movie. È un gioco nel quale
più o meno tutti condividiamo l'idea che è molto più divertente setupare un round di gioco che giocare il round stesso, perché creando il round sul quale poi andremo a scommettere andremo a comporre dei titoli di film spezzando i titoli dei film originali. Usciranno delle cose assurde, delle cose fantastiche che ci faranno veramente ridere al tavolo. Dopo la preparazione i giocatori sveleranno due recensioni, una positiva e una negativa, prese totalmente a caso, e ognuno di noi dovrà scegliere a quale film queste due recensioni si abbinano maggiormente. Dopodiché i giocatori, collaborando, dovranno cercare di capire qual è il film non scelto da nessuno, e più saremo stati in armonia nella nostra scelta, più film non scelti abbiamo a disposizione da indovinare, più faremo punti. Nonostante il gioco sia semplicemente quindi una scommessa su ciò che vediamo davanti, la sua particolarità dei titoli mischiati invoglia davvero a fare una partita dietro l'altra. Se non siete convinti di tutto questo, dategli una possibilità, se lo trovate in giro provatelo e vedrete che vi divertirete molto. Questa dunque era la top 10 dei giochi giocati maggiormente da me e Marianna. Siamo quasi pronti per riprendere con la programmazione di una partita a partire da martedì prossimo. Vi saluto e spero che in queste feste vi siate divertiti molto e soprattutto che abbiate anche voi intavolato molti giochi da tavolo.